Salve a tutti ragazzi e benvenuti sulla mia pagina di YouTube, sul mio canale di YouTube. Io sono l'autore della pagina Facebook Azienda Antico. Oggi ho, diciamo, aperto questo canale, anzi meglio dire, ho modificato il mio canale personale di YouTube a scopo appunto della pagina principale di Facebook. Qui ragazzi ho intenzione di pubblicare qualche video a settimana, appunto, inerente a Farming Simulator, alla carriera di Farming Simulator. Allora, ragazzi, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere. I video dureranno penso una quindicina di minuti, o comunque sia, saranno dei video abbastanza importanti. Al momento ci sarebbe da arare il terreno 34 e da fare il semenzaio su questi qui, il 15, 14 e il 13. Dunque, iniziamo. Prendo. C'è da arare. C'è da arare. Prendo il 180-90. Prendiamo il 180. Che c'è da arare. Dunque. Non mi ricordo dove ho messo l'altro Landini. Ah, lì. Allora, abbiamo al momento un debito di. Con la banca, chiaramente. Di totale 187-117. Insomma, più di 200.000 euro. Siamo sui 200.000 e 30, 40, sui 260 più o meno. Abbiamo delle rate da dover pagare, diciamo, mensilmente. All'inizio giocavo con la crop rotation, però su questa mappa non si può perché è una mappa multifruits. Di conseguenza, diciamo che la crop non va tanto tanto d'accordo. Ovviamente un gioco con cambio con manuale con la frizione. Non abbiamo il teletrasporto, come si può ben vedere. Tutti i sistemi per le trazioni, insomma. C'è un freno. Mettiamo la seconda gamma. Siamo. Ovviamente non sono un professionista di cambi. Voglio essere chiaro. Allora prendiamo il trivomere. Vediamo che quanto funziona. Io ho dentro tutte le mod per un fatto di realismo. In folle perché sennò qui ci si parte via, freno a mano e scendiamo. Allora, questo qui sì, se fa così è perché ho come si chiamano gli attacchi del 3 punti dietro con la mod del realismo, quindi oscilla. Dicevo, questo qui è l'ermo trivomere di MiroZ, è stato convertito da qualcuno, da FS19, ancora non l'ho mai provato. Infatti voglio controllare se per caso c'è qualche errore. C'è un warning. Non so di cosa sia, ma comunque dei warning non sono pericolosi. Gli error sono pericolosi. Dicevo appunto è un ermo convertito da qualcuno. Ovviamente penso senza, diciamo, essere stati autorizzati. Però comunque sia, era pubblico, a me piace, l'ho preso. Aspetteremo chiaramente che MiroZ pubblichi il suo, fatto bene, fatto meglio. Al momento qua errori non ne vedo, vedremo appena lo utilizzeremo se effettivamente non ci sono errori. Spero che il 180 riesca effettivamente a tirarselo, perché richiede 180 cavalli, lui è 180, la Real diciamo che crea qualche complicazione. Vediamo un po' come va. Paura che non ce la famo. Ho proprio paura che il 180 non ce la faccia.
magari sto sbagliando io qualcosa, gambe, qualcosa. Eccoci qui ragazzi, dunque ho avuto in prestito da un collega, da un collega della zona, questo G240. Certo, forse un po' sporchino, eh? Però vabbè. Quindi ci dobbiamo lavorare. Comunque vediamo se con questo trattore riusciamo effettivamente a tirarci questo aratro. Ok, no, sì, non ce la fanno. Facciamo una cosa a mano. Sto qua a questo tipo di cambio che è abbastanza. Almeno comunque sia non devo tirare la frizione, quindi diciamo che ci siamo dentro. Allora, sono andato un secondo in fuori camera. Allora, effettivamente potrebbe essere. Ragazzi, io non mi ricordo più come si ara. Non aro da un sacco di tempo. Lo dico con molta onestà. Come si girava il rato? Così. Vediamo. No. Devi mettere il trattore un secondo in folle. Forse sarebbe il caso di chiudere effettivamente il vetro posteriore. Ok, torniamo in cabina. Chiudiamolo che, insomma, è poco sicuro. Adesso. Vediamo se effettivamente il nostro. Sì, lui ce la fa. Lui ce la fa decisamente. Questo qua sembra che ha tutto qua, una volta cavalli, quindi sì, ce la deve fare. Forse anche l'aratro che è leggermente danneggiato sarebbe da dover riparare. Perché non ce la fa più. Devi fare questo controllo arrivo. Ok, allora, verifichiamo se effettivamente l'aratro ha bisogno di essere riparato. Questo come si apre così? Come si apre questo qui? Ok. Con la R. Ripariamo un secondo. Questo vabbè, non c'è bisogno. Il vetro lo tiene bene a quanto pare. Questa qua lasciamola qui. Tra l'altro prima usavo la toolbox. E a quanto pare crea problemi di Lua script. Ho altri errori qui. Run, mezzo. Ho degli errori, cavolo. Running Lua, errore, errore, errore. Non so di cosa potrebbe essere. Potrebbe essere o l'aratro o questo qui che ho appena usato. Non lo so. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Forse potrebbe anche essere effettivamente la mod del. Diciamo delle ruote, che forse va in conflitto con altre mod, non lo so. Finché non vedo grossi problemi, va bene. Fallo funzionare. Sai che è proprio la mod Rea che crea problemi. È possibile che un G240 non ce la faccia a tirarselo via. Mi sembra incredibile. Anche perché prima usavo sempre la mod Rea, ora che ho messo in combinazione questa qui della trazione e quella delle marce, mi sa che crea problemi. Faccio un controllo e vediamo un po'. Ok ragazzi, eccomi qui. Allora, ho levato dalle mod l'area per le ruote. Vediamo se succedono ancora errori, vediamo se succede ancora qualcosina. Perché appunto ragazzi, non so se lo metterò poi nel video,
Non riuscivo a tirarmi la rotor, né col 180, che ok, a 180 cavalli, era la rotor che chiede un minimo di 180 cavalli, e ci può stare con 180, ma questo qua neanche se lo tirava, mi sembrava un po' eccessiva come situazione. Quindi controllare un po', al momento non vedo più errori. Già la faccenda è un po' diversa, ce lo stiamo tirando a 7 km orari. Non so se effettivamente questa mod qui delle trazioni ha con sé già un qualche implemento fatti errori, non ne sto più vedendo. Potrebbe essere che effettivamente la mod andava in conflitto con questa qui per quanto riguarda appunto l'area, ok? Perché ora effettivamente cioè, sta tirando a 7-8 km orari, che ci può stare. Mi sa che effettivamente andavano in conflitto. Mi sa che effettivamente ragazzi andavano in conflitto. Ok, allora possiamo anche riprendere il nostro gameplay. Ora effettivamente tira anche parecchio. Facciamoci qualche minutino di aratura insieme. Ovviamente ci tengo a ribadire che non sono un professionista del mondo dell'agricoltura, so che magari io so solamente che il routino dell'aratro si deve trovare fuori dal solco, poi se lo sto usando male fate sapere nei commenti. Sono anche abbastanza dritti nonostante io stia usando il trattore in maniera manuale, con lo sterzo manuale. Un piccino errore, no, apposta ragazzi, era quell'errore lì, l'avevo già capito. Sono abbastanza bene. Vabbè, ora sto lasciando qui perché era dove abbiamo iniziato, dove non riuscivo a farlo andare, e ora sta andando e va bene così. Ci lasciamo qualche metro di capezzagno qui davanti, direi che già così ci possiamo fermare. Giriamo l'aratro, ho messo l'inversore per errore, ok. Ok. E possiamo ripartire da più o meno da qui. Il mio stile di gioco è praticamente solo è quasi solo esclusivamente in cabina, quindi io gioco in cab view, solamente mi diverte un po' di più giocare nella cabina, un pochino più divertente per me, però cercherò ogni tanto di mettere una schermata esternamente. Soltanto di me stesso in questo momento, sono andando abbastanza dritto. All'interno di questa partita ho circa un centinaio di mod, credo più o meno, però non lo so, ma per lo più sono mod diciamo incentrate al realismo e mod di trattori e attrezzatura che solitamente si usano in Italia o che comunque sia so che si usano in Italia. Arrivati, direi che qua ci possiamo anche fermare. Giriamo l'attrezzo, inverso avanti e via.
Se vi interessa questo elmo, ragazzi, lo trovate su Kingmoths, mi sembra, il sito quello verde. Sì, dovrebbe essere Kingmoths, quel sito lì. L'aratro, appunto, sembra non avere problemi, non errori. Funziona bene. Avevo errori Lua per via del conflitto tra le mod, però ho capito che effettivamente questa mod implementa anche un comportamento realistico del terreno e di conseguenza andava a creare dei conflitti. Non lo sapevo, perché è la prima volta che la uso, sinceramente parlandovi. Però comunque ci sta. Vabbè. Alla fine le cose si scoprono solamente vivendo, o in questo caso giocando. Va bene così. Ora ragazzi, vi proporrei un bel 2-3 minuti magari di time lapse, così da velocizzare un pochino il video e farvi anche divertire un po' di più. Eccoci qui. Allora, ragazzuoli, stiamo continuando con la rotura. Riesco ad entrare qui, dai, in teoria sì. Siamo a più o meno quasi metà campo. Penso che questo gameplay sarà quasi unicamente concentrato sulla rotura di questo terreno. Ragazzi, farming è questo, è un gioco lento, dove non tutto, soprattutto poi con lo stile di gioco che io personalmente preferisco. Diciamo che le cose si fanno con il tempo. Non è un gioco dove si ottiene tutto e subito. Poi ci sarà da fare anche, da avviare anche. Vedrò di riuscirci a farlo nel prossimo video magari. Tra l'altro ci sarà da vendere, ci sarà da fare un sacco di cose. Probabilmente ci darà questo terreno. È anche vero che potevo usare un attrezzo un po' più sempliciotto, però oggi avevo voglia di fare una bella ratura. In realtà volevo farlo con il 180, però ho avuto quel conflitto di mod che non conoscevo. Ho pensato che magari effettivamente non ce la faceva per il trattore, per mod. Poi infatti era così, era la mod che creava un po' di problemi. Ma comunque, vedo questo qui, il G240, che è comunque sia un gran bel trattore. Diciamo che è stato l'ultimo, uno degli ultimi trattori quando c'era ancora la possibilità di avere
logo, il marchio Fiat Agri, anche se già questo qua in realtà è un New Holland, come ben sapete, però ci sta. Questo qua in realtà è un Ford New Holland, di Fiat Agri, c'è solo il nome e il colore, almeno se mi ricordo bene io. Nel tempo qua si procede nella rotura, direi che stiamo andando anche abbastanza veloci. Siamo praticamente a fine campo, inversore indietro, giriamo la rotor, che tra l'altro io uso il joystick praticamente come volante, come cambio, perché non ho appunto i sistemi per poter usufruire di queste mod, ma ho il joystick. E evidentemente ho disattivato la possibilità di girare l'aratro tramite joystick, però vabbè, non fa niente, non ci vuole niente, tanto la stira a 2 cm da me. Sporcando e non poco, tra poco non vedremo più niente. Certo che me lo potevo dare un po' più pulito, eh? Anzi, tutto sozzo, ma me l'ha dato. Visibilità quasi zero. Comincia a essere parecchio sporco, soprattutto sui vetri. Ovviamente questo qui è un trattore che non è presente su Mudab perché ha le IC, l'Interactive Control, ma bensì lo trovate sul sito esterno. È dello stesso autore, ma con la modifica di un altro utente, di un'altra persona. Appunto ha messo l'animazione alle portiere. Però comunque mi sembra di aver visto che sta lavorando, l'autore principale sta lavorando al modello per mettere l'Interactive Control di Vertex, mi sembra, quelli là che c'è anche sul 180, e dovrebbe avere molte più animazioni rispetto a questo qui che c'è solamente il portiere e il vetro posteriore. Dovrebbe avere più animazioni, più cose che si chiamano. Per chi è amante di queste tipologie di mod, serve un pezzo. Eccoci qua di nuovo alla capezzagna opposta, inverso di dietro, via, giriamo l'aratro. Un po' di manovre per metterci in linea. Questo qua è il G240 Super Steer, quindi abbiamo un angolo di sterzata abbastanza ampia. Effettivamente con questi lavori potrebbe essere molto utile. E si va avanti, e si va avanti.